In questi anni abbiamo cercato il più possibile di cercare di puntare sulle ferrovie. Voi direte, ma no, non si vede, cioè, questa cosa non avviene. Abbiamo puntato con alcuni temi, poi non so quanto sia stato percepito da parte della gente. Innanzitutto, all'inizio di questo mandato, 2 anni e mezzo fa, la scelta che hanno fatto i consiglieri del Partito Democratico è di recarsi in tutte le stazioni della Lombardia, sia di Trenord che di Ferrovie dello Stato, per censire, cioè censire l'esistente, cioè comprendere qual era effettivamente la situazione. Abbiamo trovato ovviamente di tutto, cioè, detto molto chiaramente, ci recavamo appunto in queste stazioni, io ricordo con un po' di ansia il fatto che tutte le mattine mi devo alzare alle 5 e mezza per essere in stazione, cercare di farne 2 o 3 almeno nella mattinata, incontrare i pendolari, ma dall'altra parte fare anche un po' il censimento di qual era la situazione delle stazioni. Da lì abbiamo fatto approvare un ordine del giorno al Consiglio regionale della Lombardia che diceva che le stazioni erano un punto focale per le politiche di interscambio ferrogomma e che queste stazioni dovevano essere appunto riqualificate. Riqualificate in che modo? Sapendo che c'erano problemi comunque di carattere economico per cui non era così facile, ma anche trovando dei rapporti virtuosi con associazioni del territorio. Questo in parte inizia un po' a muoversi, c'è un'esperienza che sta partendo nella stazione di Cantù. Precedentemente mi sembra che anche da voi c'è un'esperienza in qualche modo che l'associazionismo collabora comunque con la realtà della stazione. Vi è qualche esperienza nel Lecchese, anche lì in cui ci sono delle associazioni che fondamentalmente cosa fanno? Aprono la stazione, dall'altra parte hanno lì la sede, fanno un po' di presidio e diciamo che la Regione Lombardia è andata un po' oltre a quello che noi chiedevamo, nel senso che me ha messo in carico alle associazioni di preoccuparsi anche della ristrutturazione, delle manutenzioni, eccetera, per cui vabbè, ovvio che non è che ne abbiamo trovato la fila delle associazioni che si sono rese disponibili, però vabbè, diciamo che è una strada in cui se la Regione mettesse un pezzettino, i comuni, magari un po' prima di adesso, mettevano un altro pezzettino e le ferrovie mettevano un altro pezzettino, si iniziava a mettere un po' d'ordine nelle stazioni e dopo la gestione poteva essere lasciata appunto delle stazioni minori, poteva essere lasciato anche alle associazioni. L'altro elemento su cui abbiamo sempre un po' cercato di fare battaglia è su alcune linee. Vabbè, una è testimoniata da questo libro che vi lascio, che vabbè, è fresco di stampa, nel senso che è venuto pronto l'altro ieri. È un po' questa sfida un po' utopica, utopistica, di puntare su una linea che ad oggi non è dismessa, ma che ovviamente è una linea che è stata a rischio chiusura negli anni scorsi e anche ultimamente non è che gode di chissà quale salute, che in particolare, diciamo, la dorsale è quella della Como Lecco. Ma poi il rapporto che noi, cioè il dialogo che noi facciamo è con anche altre linee, con il collegamento da una parte verso Bergamo, con il collegamento della Asso Milano, con il collegamento, l'ultima un po' sfida che abbiamo lanciato, con il collegamento verso Lugano e verso Varese e Malpensa. Sapete che a breve, nei prossimi anni, verrà chiuso l'ultimo tratto dell'Arcisate Stabio che permetterà in 39 minuti di andare da Como a Varese, per cui se riuscissimo a fare altrettanto da Lecco a Como, vuol dire che il territorio della Brianza sarebbe collegato, vabbè, con la Confederazione Elvetica, con quello che vuol dire in termini di lavoro in questo momento, perché malgrado tutto, poi troverete anche dei dati su questo libretto in cui si vede che iniziano ad esserci frontalieri anche nel territorio della Brianza che si recano comunque quotidianamente in Svizzera. Dall'altra parte, collegamento appunto con Malpensa senza per forza dover andare a Milano e vabbè, tutta una serie di opportunità. Ultimamente su questa linea qualche dato positivo, forse a furia di insistere, inizia a esserci. Sono stati introdotti in alcune fasce orarie i Besanini, che sono quei treni che sono stati vengono utilizzati da Besana a Lecco e poi
anche vengono fatti circolare appunto sulla Como Lecco. E poi è stata introdotta un paio di corse in più, in particolare la sera, che era un po', diciamo, uno dei temi su cui avevamo stressato abbastanza, perché uno utilizzava questa linea, poi alla sera non poteva mai tornare, cioè l'ultimo treno c'era poco dopo le 6. Invece adesso ne hanno messo uno che alle 7:40 parte da Como. Ovvio, nessuno lo sa, per cui ovviamente quasi nessuno lo utilizza, cioè questo è uno dei limiti. Per fare questo tipo di percorso e motivare questa scelta, noi abbiamo utilizzato in particolare due esperienze. Una è quella della Merano Malles, linea che negli ultimi anni ha avuto anche qualche problema, io dico proprio di sfortuna, cioè perché cioè devi essere proprio sfortunato perché succede una cosa di questo tipo. Ma era venuto a suo tempo l'ingegner Moroder, che è stato colui che ha rilanciato questa linea. E poi avevamo fatto un'iniziativa in particolare sulla Lucera Foggia, in cui era venuto proprio il professor Bordonaro. E avevamo scoperto cose che sinceramente non ci saremmo mai aspettato, che i treni Tilo, ad esempio, erano i treni che venivano utilizzati appunto sulla Lucera Foggia, per cui diciamo, è possibile che questi treni Tilo che sono a due passi, cioè che vengono utilizzati sulle linee che da Como vanno a Milano, non possano andare anche in direzione Lecco e Erba? Perché no? L'altro elemento, vabbè, che caratterizza la nostra provincia è che comunque c'è una linea turistica minima, che è la linea quella della Valmorea. Questo è un'esperienza appunto che viene messa in funzione in alcune domeniche praticamente durante l'anno, anche lì con treni a vapore eccetera. È una cosa che comunque viene molto apprezzata. Per farvi l'esempio, ad esempio la linea invece da Como Lecco, che è una linea di linea, la domenica non funziona. Eppure questo è un territorio che qualche valenza turistica con la zona appunto dei laghi minori, con la zona appunto della Brianza, là. Eppure invece la scelta che è stata fatta ormai da diversi anni è che alla domenica i treni non vanno appunto su questa linea. L'altro elemento su cui abbiamo battagliato è stato su una linea, non è proprio una linea ferroviaria, è una funicolare. Era l'ex funicolare Santa Margherita-Lanzo. Circa 3 o 4 anni fa, Regione Lombardia aveva deciso di mettere all'asta le stazioni di arrivo e di partenza. Anche lì è stata dismessa anni fa. Vi è un comitato che ha cercato da sempre comunque di portare avanti il valore di questa linea, ma dall'altra parte anche un tentativo poi di rilancio che in parte sta andando avanti con molta fatica, eccetera. Lì, ad esempio, siamo riusciti a impedire la vendita praticamente di questa dalla stazione d'arrivo e dalla stazione di partenza. Ovvio che sembravamo anche lì dei pazzi, perché poi, cioè, come dici, ma come, una linea dismessa, alla fine ci sono due stazioni, ma vendiamole, vediamo se qualcuno le prende e almeno facciamo un po' di cassa. Io penso che sia stata anche lì una battaglia che probabilmente, magari non tra 5 anni, ma magari tra 15 anni, porterà poi dei risultati in questo senso. Vabbè, l'altra sfida che questo territorio, diciamo, di confine ha è legato al tema Alp Transit. Nei prossimi anni entrerà del tutto in funzione appunto l'Alp Transit. Prima, quando sentivo appunto il tema merci, sinceramente veniva un po' il colpo al cuore, perché cioè, qui, volenti o nolenti, bisognerà dare una risposta finalmente al tema del trasporto delle merci, anche perché altrimenti gli svizzeri che scaricano i tir comunque alle porte di Chiasso. Dopodiché ci troviamo le autostrade, le strade del tutto intasate, e ovviamente noi non siamo pronti. Viene continuamente ripetuto che è una priorità il quadruplicamento ferroviario da Chiasso a Seregno. Questo a tutt'oggi ovviamente non è né passato al CIPE né finanziato, eccetera, per cui ovviamente desta qualche preoccupazione. Io penso che questo, ad esempio, sia una delle priorità di questo territorio, detto molto chiaramente. Priorità di cui però non se ne discute minimamente, cioè non è tema di dibattito. Poi, quando arriverà il problema, vabbè, ce lo sopporteremo, penso, per 10-15 anni, perché prima che si potrà riuscire a fare un intervento di questo tipo, o quando vai a inseguire, diventa molto difficile, anche se vai da una parte, ci sono gli svizzeri che stanno premendo, ad esempio, sul polo logistico, sono disponibili a metterci anche risorse, eccetera. Però, cioè, sembra effettivamente che le cose si muovono veramente poco. Da ultimo,
una notizia positiva, il Parlamento italiano settimana scorsa, dopo 12 anni, tempi un po' biblici, è riuscito finalmente ad approvare il protocollo dei trasporti della Convenzione delle Alpi. Questo è un elemento, io dico, importante perché dice fondamentalmente che la priorità è il trasporto ferroviario per l'attraversamento delle Alpi. Altre realtà, appunto come la Svizzera, sono andati già direttamente in questa direzione. Finalmente questo è stato recepito anche dal Parlamento italiano. Ovvio che questo non può rimanere una dichiarazione di principio, l'adesione a un protocollo deve diventare effettivamente un percorso virtuoso che nei prossimi anni ci porti effettivamente a fare questa scommessa che è la cura del ferro.